Buongiorno. Io vorrei tornare un po' alla parte del produttore, perché vorrei sottolineare con te la prestazione di chi gioca poco o addirittura giocava da mesi, direi, al di là della prestazione di punti che c'è stata, è stata positiva, ma direi che bisogna sottolineare anche questo, perché stai portando la squadra a un livello tale che chi entra non fa rimpiangere chi è fuori. Ma io penso questo era l'obiettivo primario di quando sono arrivato, perché tanti giocatori non erano nelle condizioni per poter esprimersi al meglio, e penso che la squadra oggi, il collettivo e la squadra oggi sono pronti per questo rush finale, per giocarsi le proprie carte per arrivare a questi playoff qui. E io penso che la prestazione di Tamas, di Wande e di Okereke vada al di sopra degli altri, per un semplice motivo che non giocavano da molto tempo, però si sono allenati con grande professionalità, fanno parte di un gruppo, fanno parte di una squadra, e anche loro vogliono essere protagonisti con le prestazioni, come è successo a Crotone, e questo forma una squadra, il Sospezia, che è una squadra che ha nel DNA quello che l'allenatore vuole, che tutti corrono, che tutti si aiutano e tutti che ci provano con coraggio fino in fondo ad arrivare ai playoff. L'impressione è che se avessimo segnato all'inizio potevamo forse non cambiare qualcosa in più, visto che poi il giocatore ha avuto difficoltà a metterci in difficoltà. No, io penso che la partita sta preparata molto bene, a prescindere magari da infortunati, squalificati. Però la squadra l'aveva preparata bene a livello mentale, a livello tattico. Infatti i primi minuti sono stati per noi, abbiamo detto, andiamo subito all'attacco, perché se aspettiamo loro sicuramente non va bene. Questo è stato l'obiettivo e i ragazzi hanno seguito la lettera, quello che è stato provato e detto. Poi secondo me manca un po' di concretezza, ma questa è una cosa che ce la portiamo dietro da un po' di tempo. Dobbiamo essere bravi a lavorarci, a non mollare niente, avere più fiducia nei propri mezzi, e chiaramente arriveranno anche il momento in cui tireremo in porta e faremo, magari su 6 tiri faremo 4 gol, come è successo magari al Cagliari, che veramente ha fatto vincendo contro il Brescia 6-0, ha dimostrato che tutte le occasioni create prima mancavano solo di concretezza, e con il Brescia sono stati veramente eccezionali sotto questo aspetto. Allora, noi non avremo Postigo, non avremo Nene, non avremo Wande e Okereke. Noi non avremo questi quattro. Poi il resto del gruppo, magari bisogna capire se abbiamo recuperato le fatiche di Crotone, perché sono state fatiche importanti, perché quando giochi contro il Crotone devi correre quasi un 40% in più della partita normale quando giochi contro il Crotone. Quindi dalla trasferta abbiamo visto che ieri i ragazzi già stavano meglio. Oggi nella rifinitura deciderò la formazione, magari da poter chiaramente mettere contro il Pescara, però molto dipende anche dai recuperi fisici, perché qualche botta l'abbiamo ricevuta anche noi, e quindi qualche dubbio ce lo portiamo. Poi per il discorso degli assenti lascia il tempo che trova, secondo me, perché in campo si vince chi ha più voglia di vincere, non perché ci sono dei schemi, non perché ci sono delle situazioni diciamo singole, perché la vittoria passa attraverso questa mentalità qua: chi ha più voglia di vincere, chi è più determinato a vincere, vincerà la partita. E lo Spezia deve essere forte in questo, e soprattutto la squadra deve essere brava a tirare fuori quell'atteggiamento che piace a noi, piace a me, piace alla gente. Quindi provare a far ruggire il picco domani è determinante, perché 95 minuti per noi in uno scontro diretto in questo modo qua sono, riuscendo ad arrivare alla vittoria, potremo dare un impatto diverso a questo finale del campionato, che nonostante i grandi risultati ottenuti fino ad oggi
vediamo che non bastano e quindi bisogna ancora continuare a lottare fino all'ultima giornata. Perché al posto di Cadellani? Non capisco perché al posto di Cadellani. Cadellani sta bene, Cadellani lo vedo in forma come tutta la squadra, quindi Situm è un giocatore che deve giocare, dovrà cominciare a giocare, penso in queste due partite qua che giocheremo fra Pescara e Vicenza, probabilmente ne farà una da titolare, probabilmente. Quindi decideremo se sarà domani, se sarà Vicenza. Però il ragazzo adesso comincia a star meglio, perché è la terza settimana che si allena con noi e quindi sapete bene che subito fai fatica a vedere i ritmi alti, come avete ben visto, e questa terza settimana qua comincia a star meglio. Lo vedo già più dentro con la squadra, quando subentra comincia a avere quella capacità che ha lui di saltare l'uomo e di attaccare anche, e tirare in porta, attaccare lo spazio. E quindi in queste due partite lo valuteremo se farlo giocare domani dal 90 minuti o a Vicenza. Sì, ho capito la tua domanda. Diciamo che c'è ancora molto da decidere, no? Quindi questo è un messaggio per tutti, c'è ancora molto da decidere, ci sono ancora tante partite. L'importante è che noi vogliamo essere protagonisti di questo, vogliamo esserci, perché questa è la cosa importante, esserci e lottare per questo finale campionato per arrivare in playoff. Però c'è ancora tutto da decidere e tanto da decidere in questo campionato. E le sorprese possono anche venire fuori nelle ultime due giornate, c'è niente da fare. Allora, se bisogna pensare chi andrà nei playoff, è inutile starci tanto a pensare, okay? Perché se è tutto da decidere, dipende molto da delle volte dagli episodi, dipende molto da come sta la squadra, dipende molto da come si va in campo. E essere protagonisti, noi vogliamo esserlo. Questo è la cosa più importante, perché la rincorsa è una rincorsa lunga che abbiamo fatto, ma il voler andare nei playoff bisogna avere ancora più diciamo, sensibilità sotto l'aspetto degli episodi, no? Dei particolari, ma soprattutto è l'atteggiamento che conta. E l'atteggiamento deve essere quello di uno Spezia che vada ad affrontare ogni partita cercando di aggredire l'avversario, cercando di giocare in velocità, provando a mettere in campo quello spirito di squadra che oggi è uno spirito di squadra di alto livello contro una squadra che è il Pescara, che sappiamo bene, e lo diciamo qua, che a livello tecnico, con un giocatore davanti che fa la differenza, è un livello tecnico straordinario, perché la qualità tecnica del Pescara è una qualità superiore a tante squadre che abbiamo affrontato fino ad oggi per lottare per i playoff. È difficile perché lui è bravissimo, ha dei tempi straordinari, sa quando attacca la profondità, sa quando deve andare addosso a un avversario, sa quando deve dribblare, e sono quei giocatori che comunque hanno innate queste caratteristiche, quindi sicuramente l'anno prossimo lo vedremo cioè in Serie A sicuramente, se lo merita perché lo sta meritando sul campo, quindi facciamo i complimenti alla Padula, sperando e sinceramente che questa partita qua possa rimanere a secco, perché comunque lo Spezia in questo momento qui, oltre a guardare la Padula, deve guardare soprattutto a se stesso, che è la cosa più importante. Sapete bene che noi rispettiamo l'avversario per la qualità che ha, ma guardiamo molto a noi stessi, e
e quando abbiamo, mettiamo in campo le nostre armi, già siamo il 70% avanti per ottenere il risultato, perché poi gli episodi possono anche non andare a favore, però la squadra deve uscire dal campo che abbia sudato per tutti i 95 minuti, che abbia lottato e che sicuramente abbia più voglia di vincere del Pescara. Perché ha dei giocatori, parlo di Verre, tanto per dirne uno, anche a livello tecnico, parlo di Pasquato, che a livello tecnico sono giocatori che hanno già fatto anche la Serie A per certi versi. Parlo di Pasquato in questo qui e quelli che ci arriveranno, che sono Verre e sicuramente anche la Padula. E perché comunque un Pescara che è un bravo allenatore, che dall'anno scorso ha portato qualità tecnica, ha portato mentalità. Quindi ripeto, è inutile stare andando a dire Pescara quando sono arrivato io era davanti a noi di 7 punti, 8 punti, oggi siamo a pari punti, quindi oggi le forze sono uguali per certi versi, le caratteristiche sono diverse delle due squadre, perché sono due squadre con caratteristiche diverse, ma la forza che ha lo Spezia in questo momento qui è una forza superiore in alcuni momenti al Pescara in alcune cose e chiaramente inferiore in altre, e allora la bravura di questi due giorni di preparazione di gara è mettere in mostra quelle che sono le nostre qualità e chiaramente togliere a loro quelle che sono le loro certezze. Cioè, di solito è così si preparano le partite, okay? La conoscenza del Pescara ce l'abbiamo, l'importante è che andiamo in campo e diamo tutti noi stessi, questa è la cosa fondamentale per noi. Senza tabelle, senza nessun tipo di discorso, ma al di là della partita di domani, gli analisti però in generale sul playoff da 10-15 anni, quando ci sono, dicono che arrivare terzi è molto importante poi per l'altro campionato. Complimenti. Adesso oggi parliamo di arrivare terzi, quando due mesi fa pensavamo di salvarci, giusto? Perché la realtà è questa, quindi è una bella cosa quello che mi stai dicendo, una bella domanda, ma quello che conta è arrivare nel playoff per noi, la posizione la vedremo più in là, quello che conta è il playoff, perché basta guardare una partita sbagliata se è fuori dal playoff, quindi ragazzi tutti insieme, forza, coraggio, determinati per arrivare all'obiettivo e con quel coraggio che chiedo sempre ad ogni partita, perché se vogliamo arrivare nei playoff bisogna avere quel coraggio che ti lascia dietro le incertezze e ti dà la forza di osare, la voglia di osare, perché è così, quel coraggio lì. Ecco, il fatto che pensi che anche il pubblico ci comincia a credere di più, visto che con Novara forse più trascinamento, più partecipazione ancora, forse siamo molto diretto, quindi anche domani ti aspetti questo atteggiamento dalla gente? Io penso che il pubblico abbia capito l'allenatore, abbia capito la squadra, abbia capito la società e ha capito anche che deve dare quel supporto importante come ha sempre fatto negli anni precedenti e anche quest'anno soprattutto nell'ultimo periodo, di poter dare una mano alla squadra, perché loro diventano fondamentali, però per diventare loro fondamentali bisogna essere noi con l'atteggiamento nostro di trasportarli a essere fondamentali. Oggi c'è una maturità da parte di tutti di sapere che lo Spezia c'è, se la giocherà, i tifosi devono sapere che questo Spezia lotterà fino al 95esimo ad ogni partita, finché ci sarò io, lotterà fino al 95esimo, e i ragazzi che daranno sempre tutto per poter ottenere un risultato. Se poi non ci riusciremo, ok, fa parte del calcio, fa parte delle partite, fa parte degli episodi, però tutta la squadra è coinvolta, tutta la società è coinvolta, tutti i tifosi sono coinvolti, quindi insieme, come ho detto l'altra volta, uniti per arrivare all'obiettivo, e penso che questa cosa qui sia stata capita un po' da parte di tutti e domani, ripeto come ho detto prima, vogliamo far ruggire questo picco qua che per noi è determinante, soprattutto in vista di arrivare nei playoff e anche poi probabilmente nel momento in cui saranno raggiunti, per quando saranno giocati i playoff. Grazie, Mister.
Grazie.